Il suo nome è Huckleberry, ma con il personaggio creato dalla penna di Mark Twain ha poco da spartire. Huckseed infatti non viene dal profondo sud, ma dal Montana. Mollata all'università si è dedicato al poker. E i risultati gli hanno dato ragione, almeno fino al 2003, con 4 braccialetti alle World Series comprensivi di un main event nel 96. Da allora però nada o poco più. Dario Aliotto, che lo ha incontrato a queste WSOP, prova a spiegarci perché. Guarda, lui quando ha vinto il campionato del mondo era giovanissimo, era uno dei primi ad usare uno stile particolarmente aggressivo, e quindi sicuramente i primi anni era veramente molto competitivo. Era, sicuramente il suo stile metteva in difficoltà tutti i giocatori della vecchia scuola. Adesso probabilmente un po' il fatto che quel tipo di stile aggressivo un po' è quello comune, magari può essere anche stato il fatto che può aver avuto una bad run durata anche diversi anni, perché può succedere, effettivamente negli ultimi anni non sta rendendo al massimo, l'ha messo anche lui, oggi al tavolo è uscito con una mano dove ha collato un check raise al flop di un giocatore che praticamente il 99% delle volte ha sempre trisso full, lui ha collato solamente con coppie di assi, e infatti ci è rimasto un po' male, ha ammesso lui stesso che è stata una brutta chiamata, e effettivamente, detto anche lui, giocando in questo modo è normale che poi ha fatto quest'anno 34 tornei e solo un ITM, quindi diciamo che può capitare, sai, un giocatore quando magari parte subito bene nella sua carriera, i primi 2-3 anni vince tantissimo e poi per altri 2-3 anni non vince assolutamente niente, non puoi far altro che cominciare a deteriorare il tuo gioco, perdere fiducia in te stesso, hai paura a fare certe mosse, allora comincia a essere un problema riuscire a vincere i tornei.